Faccio fatica a sentire, dopo la precisa indicazione di Chicco Testa, un'esaltazione di persone che non hanno assolutamente idea del fatto che il nucleare non è impermeabile ai confini. C'è in Francia, c'è in Austria. Il pericolo che noi corriamo è il medesimo. Il problema non è il nucleare, il problema è quel pauperismo a cui io credo, per cui si potrebbe risparmiare l'energia, tornare alle candele, usare una vita più lenta, ma non distruggere un valore dello spirito che è il paesaggio, soprattutto in Tuscia, si parla di un'area confinante con la Tuscia, a Tuscania, a Tarquinia, ho visto finale dell'altra sera, potrà ricordare quei luoghi, distrutti per sempre per un concetto filosofico che è il paesaggio, che non è un fatto di gusto, è la meraviglia di tante canzoni che davanti ai tramonti non vedono pale eoliche offshore o a Tuscia, o in Tuscia, a Viterbo, a Tuscania, a Tarquinia, a Sutri, dove vogliono fare infiniti pannelli fotovoltaici, distruggendo la coltivazione dei campi, che è il passato, la tradizione. Il problema è quello. Il nucleare è un fatto che riguarda un'economia di stati, perché il pericolo, se c'è, c'è comunque. Il problema è non distruggere il paesaggio, con torri eoliche che sono enormi falli che stuprano le colline, distruggono il paesaggio. Non parliamo del nucleare, quindi quando quella parla del sole, parla dell'illusione, della finzione che è distruzione di bellezza, di civiltà. Il paesaggio è tutelato dalla Costituzione e l'hanno distrutto in Sicilia, in Puglia, in Molise, sono arrivati perfino a Montalcino, vogliono arrivare alla Tuscia, mai! Ho parlato con Draghi, il quale dice dipende dalle regioni, ma i comitati di persone che usano la testa, che conoscono i valori della civiltà agricola, sono contro l'orrore che distrugge il paesaggio. Scusa Vittorio, ma paesaggio, Draghi, valore dello spirito. Ma tu che ci parli con Draghi? Ma Draghi che lo vuole fare o no il nucleare? Io non l'ho capita questa cosa. No, Draghi, il nucleare non gli ho parlato, io sono andato a parlargli del rischio per la Tuscia, in particolare dopo che hanno distrutto la Sicilia, dopo che hanno distrutto la Puglia, tutta l'area del Foggiano. Gli ho detto non farlo arrivare in Tuscia. Dice sì, hai ragione, mi fanno orrore, però dipende dalle regioni. E ci sono comitati importanti che stanno muovendosi. L'8 faremo una battaglia durissima contro il fotovoltaico dove c'è la coltivazione della vite e dell'olio, degli ulivi e le viti. Questo è il punto tragico, che l'illusione della falsa energia pulita, in nome di chissà quale speranza ideale, ha distrutto un valore ideale come il paesaggio. Allora, fermati un attimo. Sono pronti che... a metterle anche nel colle dell'infinito, nel colle dell'infinito. È interessante. Ragioniamo su quello che c'è, sull'orrore che è stato fatto in Meridione, nelle aree mafiose. La mafia ha progredito e ha guadagnato, lo ha detto perfino Riina, con i pali eolici. Lo ha detto Riina, è la mafia, altro che energia pulita del sole. Allora, altro scusa, che. Sentiamo un attimo Finardi, perché ha detto una cosa, Sgarbi, interessante. Cioè, pensate al futuro del pianeta e vi dimenticate che si distruggono intere colline con le pale eoliche, si distruggono intere coltivazioni meravigliose, tipiche della nostra Italia, con i pannelli fotovoltaici. Come a dire che veramente poi sembra quasi che qualunque soluzione trovi, fai qualcosa che non va, no? E tra